La bocca socchiusa, le braccia abbandonate lungo i fianchi, Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria sulla collina che degradava sulla città di Alba. Il cuore non gli batteva, anzi sembrava latitante dentro il suo corpo. Ecco i quattro ciliegi che fiancheggiavano il vialetto oltre il cancello appena accostato. Ecco i due faggi che svettavano di molto oltre il tetto scuro e lucido. I muri erano sempre candidi, senza macchie né fumosità, non stinti dalle violente piogge degli ultimi giorni. Tutte le finestre erano chiuse, a catenella, visibilmente da molto tempo. Quando la rivedrò, prima della fine della guerra è impossibile. Non è nemmeno augurabile. Ma il giorno stesso che la guerra finisce correrò a Torino a cercarla. È lontano da me esattamente quanto la nostra vittoria. Il suo compagno si avvicinava pattinando sul fango fresco. «Perché hai deviato?» domandò Ivan. «Perché ora ti sei fermato? Cosa guardi?» «Quella casa. Perché ti interessi a quella casa?» «Non la vedevo dal principio della guerra e non la rivedrò più prima della fine.» «Abbi pazienza 5 minuti, Ivan. Non è questione di pazienza, ma di pelle. Quassù è pericoloso, le pattuglie. Non si azzardano fin quassù, al massimo arrivano alla strada ferrata. Da retta a me, Milton, pompiamo, l'asfalto non mi piace.» «Qui non siamo sull'asfalto», rispose Milton che si era rifissato alla villa. «Ci passa proprio sotto!» E Ivan additò un tratto dello stradale subito a valle della cresta, con l'asfalto qua e là sfondato, sdrucito dappertutto. «L'asfalto non mi piace», ripeté Ivan. «Su una stradina di campagna puoi farmi fare qualunque follia, ma l'asfalto non mi piace!» «Aspettami 5 minuti», rispose cheto Milton e avanzò verso la villa, mentre soffiando l'altro si accoccolava sui talloni e con lo stand posato sulla coscia sorvegliava lo stradale e i viottoli del versante. Lanciò pure un'ultima occhiata al compagno. «Ma come cammina?» «In tanti mesi non l'ho mai visto camminare così come se camminasse sulle uova.»